per commentare la pericope del Vangelo di oggi, che ci propone la resurrezione di una ragazzina di 12 anni e la guarigione dell'emorroissa, della donna afflitta da moltissimo tempo da emorragia, volevo partire dalla trasmissione andata in onda ieri sera, Voyager. Veramente devo confessarvi che non volevo seguire questa trasmissione, un po' per carattere, perché non riesco a sopportare più di tanto le trasmissioni, preferisco le cose un po' più di azione, e dall'altra parte perché dalla pubblicità mi sembrava di aver riconosciuto quell'esperienza, o meglio quell'idea di un neurochirurgo che aveva detto che si poteva spiegare le varie esperienze di premorte. Allora, da una parte non volevo più di tanto seguire le solite chiacchiere, invece poi ho compreso che non era quell'esperienza di quella persona atea che voleva dare appunto spiegazioni a tutto quello che di straordinario ci può capitare, ma era proprio ciò che aveva vissuto un uomo che dapprima era ateo, neurochirurgo affermato, e poi in seguito a un'esperienza straordinaria di premorte si è convertito. Un'esperienza davvero straordinaria, effettivamente, e fa impressione, perché fin quando parte da una persona che possiede già la fede, si conclude spesso, e anche in modo frettoloso, che quella era frutto della sua immaginazione. Ma sentirlo dire da una persona che era lontana da Dio e dopo questa esperienza si è convertita, fa un certo effetto. E così è accaduto questo, che oltretutto ha il mio stesso nome, Alexander. E colpito da questa meningite fortissima, è entrato in un coma molto profondo, l'anticamera della morte. E lì incontra una ragazza che lui non conosce e che poi alla fine riveleranno che sarà la sorella, perché lui, che lui non ha mai conosciuto, perché lui era figlio adottivo e quindi i suoi genitori, quelli che conosceva molto bene, erano in realtà adottivi e non sapeva dell'esistenza di questa sorella e soprattutto che questa sorella era morta. E l'ha incontrata in questo luogo splendido, in questo paradiso, dal quale doveva comunque ritornare. È stata un'esperienza transitoria, perché lui, come il Vangelo di ieri ci ha ricordato dell'indemoniato, no? Che viene liberato da Gesù, ma gli dice: non devi rimanere con me, va e annuncia quello che io ti ho fatto. Così succede anche ad Alexander: bellissima esperienza, ti serve per la tua conversione, ritorna fra la tua gente e annuncia che esiste davvero questo paradiso. Ed ecco che oggi il Vangelo ci propone proprio la storia di una ragazzina di 12 anni che deve affrontare questo grande passo che è la morte. E il padre chiama Gesù per strappargli questo miracolo che gli cambierà la vita. Ma quando Gesù si avvia verso il luogo dove deve avvenire la resurrezione miracolosa della ragazzina, oppresso dalla folla, sente una forza che esce dal suo corpo. Sa, perché era Dio, che quella forza ha guarito qualcuno e cerca questa persona. Ma questa guarigione non è avvenuta come le altre, spronate dalle risposte dell'interlocutore, della persona che vuole il miracolo da lui. Avviene tutto nel silenzio, semplicemente da una fede non espressa a parole, ma da una fede espressa da un semplice gesto,
quello di toccare un semplice mantello di Gesù. E questo è importantissimo anche per la nostra vita personale. Gesù spesso, lo vediamo nei racconti del Vangelo, prova la fede di coloro che lo pregano per ottenere quel miracolo. La prova anche in modo molto duro. Ci ricordiamo della donna cananea quando si sente apostrofare da Gesù come cane. Ma lei ha la risposta pronta, dettata dalla fede e da una profonda umiltà che incanta Gesù e che quindi lo sprona a compiere questo miracolo. Ci deve insegnare sicuramente che le risposte dure di Gesù alle nostre domande non ci devono spaventare, perché Lui ha in mente più di noi stessi la nostra salvezza, la nostra guarigione interiore e talvolta anche fisica. Ma in questo caso la donna, l'emorroissa, non sprona Gesù a compiere questo miracolo, non c'è alcun dialogo se non dopo. Tocca semplicemente. Farete cose straordinarie, dirà Gesù, nel mio nome. La donna si avvicina e chiede nel nome di Gesù, mentalmente, un miracolo che la guarirà. Mi ha indotto questo episodio del Vangelo a vedere le guarigioni delle malattie in un altro aspetto. È vero che Gesù è venuto sulla terra soprattutto per liberarci dal peccato, che è il grande male dell'umanità. Ma perché ha compiuto numerose guarigioni nell'arco della sua vita terrena? Questa domanda ce la dobbiamo porre e dobbiamo anche rispondere per dare ragione alla nostra fede, della speranza che è in noi. Dobbiamo comprendere certi atti di Gesù, certi modi di agire, per entrare maggiormente nella sua psicologia e quindi poterlo imitare in modo più potente, più forte. Allora, perché Gesù è venuto sulla terra? E diciamo che spesso e volentieri i vari miracoli, soprattutto quelli legati alla guarigione da malattie, sono stati un po' strappati dagli interlocutori che lo chiedevano, un po' per insegnarci la fede, un po' per insegnarci il modo di chiedere, ma non solo. Gesù era un po' restio a compiere quei miracoli di guarigione fisica, perché non voleva essere scambiato per un taumaturgo, per un semplice taumaturgo, per un semplice profeta. Voleva far comprendere al popolo questo messaggio fondamentale che è alla base della sua venuta sulla terra. Gesù è venuto a liberare dal peccato, e questo è il grande male che mina l'umanità e il popolo di Israele. Non è quel messia politico che avevano atteso e che attendono ancora adesso, che libererà il popolo di Israele da una condizione di schiavitù o dal fatto che non hanno uno Stato. È un messia principalmente che si occupa della liberazione interiore di un popolo, un re che annuncia un regno che non è di questa terra. Liberazione dal peccato. Ma sappiamo che la malattia è entrata, e anche la morte, è entrata nel mondo in seguito al peccato originale dei nostri progenitori. Ecco perché Gesù compie delle guarigioni non solo interiori, ma anche fisiche. Un po' per dimostrare che la sua azione di perdonare i peccati è corrispondente a un atto vero e proprio efficace nella vita dell'uomo. E quindi lo vediamo che, oltre a perdonare i peccati, fa vedere che questa azione è in corrispondenza al suo
guarire fisicamente. La sua azione interiore è efficace. Ai tempi degli ebrei la malattia è segno del peccato, è una conseguenza effettivamente del peccato originale sulla vita dell'uomo. Ma Gesù rivalita tutto questo, la sofferenza, la morte, e le dà e dà loro un significato che trascende la mentalità degli ebrei del tempo, e cioè dà a queste soprattutto, principalmente, un'azione redentiva, e se l'assume lui stesso. Ovviamente lui non era soggetto al peccato, e quindi il suo corpo non era soggetto alle malattie, ma comunque liberamente accetta su di sé, nella sua vita, la malattia, cioè non la malattia, ma il dolore. Anzi, l'ingiustizia, si sottopone all'ingiustizia umana, al giudizio dell'uomo che in modo tragico pone fine alla sua missione sulla terra. Allora, quello che fanno i giudei nella sua vita è un'azione principalmente, prettamente umana, perché non la vuole il Padre, ma lui l'accetta. Quell'ingiustizia viene accettata da Gesù per la redenzione dell'uomo. E sta nel disegno d'amore dell'uomo di Dio verso l'uomo. E svela all'uomo il profondo mistero del dolore. E dà a questo un significato nuovo, così come lo dà alla morte. E dobbiamo crederci davvero, viverlo fino in fondo, perché questa credenza, questa fede cambierà la nostra vita in modo totale.